Cari amici di WBA Channel, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale WBA News 24. Vi trasmettiamo come ogni giorno in collegamento dagli studi di Sarasota in Florida. Beh, oggi abbiamo deciso di iniziare il nostro telegiornale in una forma un po' particolare perché ci abbiamo pensato tanto, abbiamo riflettuto in redazione con il nostro direttore Sandro Ravagnani se toccare o meno un argomento che è molto importante in realtà, e sto parlando degli attacchi terroristici che si sono svolti a Bruxelles. Il nostro dubbio era perché la nostra testata, la nostra linea editoriale è sempre stata improntata in tutte le nostre produzioni, da quelle televisive alle produzioni di giornali e riviste, all'entertainment, e quindi ci pareva chissà troppo forte anche con il tema dei contenuti che proponiamo nel nostro telegiornale, che per tutti quelli che ci seguono sanno bene che è un telegiornale improntato all'entertainment, anche se tocchiamo temi importanti come la politica. Ma in questo caso si tratta di un evento veramente terribile, un evento che è successo in casa nostra, in Europa, un evento che ha scosso le coscienze e che sicuramente è un evento che sta cambiando la connotazione politica e sociale delle nostre vite, delle nostre famiglie e di tutti i cittadini europei. Per questo, per il diritto di informazione, il nostro dovere di informazione, noi abbiamo un compromesso con voi di fornire informazione. Quindi questo è l'omaggio di WBA Channel, delle redazioni di Sarasota e di Bradenton, alle vittime del terrorismo e degli attacchi di Bruxelles. Vorremmo parlarvi solamente di buone notizie, ma i fatti e la realtà della cronaca, e non solo della cronaca, purtroppo ce lo impediscono. Questo è stato l'omaggio di WBA Channel a tutte le vittime del terrorismo, degli attacchi dei giorni scorsi a Bruxelles, all'aeroporto. Sono veramente immagini terribili, immagini che hanno toccato molto la nostra
la nostra sensibilità, la nostra coscienza. Ma questo è il nostro dovere di informazione da quando abbiamo deciso di produrre questo telegiornale, quindi di avere il servizio dell'informazione per i nostri telespettatori, e non possiamo solamente raccontarvi belle storie, perché purtroppo la realtà ce lo impedisce. Facciamo informazione per i nostri telespettatori, per tutti voi che ci seguite dall'Italia, dagli Stati Uniti e attraverso il web da tanti paesi del mondo, e vi ringrazio anche per il grande appoggio che ci state dando, perché i nostri telespettatori sono veramente tantissimi. Grazie anche per seguirci nelle reti sociali, per noi è molto importante, e questo, come vi abbiamo detto già tante volte, ci aiuta e ci spinge a darvi un prodotto ogni giorno migliore, ogni giorno più accurato. E grazie anche a tutti coloro che ci sostengono, i nostri sponsor e le persone che credono nel nostro progetto editoriale. Noi facciamo informazione, siamo particolarmente orgogliosi, ve lo dico anche a titolo personale, di aver coperto per WBA Channel una visita storica, la visita di Obama a L'Avana, a Cuba. Le nostre telecamere infatti si sono accese nello scorso weekend a L'Avana per seguire un incontro storico, quello tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cubano a L'Avana, la prima volta da quasi 90 anni che un presidente degli Stati Uniti in carica mettesse piede sul territorio cubano. Per noi è stata veramente un'emozione e un orgoglio seguire per voi, essere i vostri occhi e le vostre orecchie in questo che è stato un evento che ha scritto senza dubbio una pagina di storia particolarmente importante. Obama ha lasciato L'Avana, le nostre telecamere a L'Avana si sono spente, sono rimaste a L'Avana tante speranze ma anche tanti nuovi contratti. La Carnival Cruise per esempio ha annunciato che inizierà la prima crociera che parte direttamente da Miami e farà tappa alla città dell'Havana. Obama ha lasciato Cuba, ha lasciato la capitale L'Avana, continua un suo viaggio diplomatico nel continente sudamericano, è arrivato a Buenos Aires dove ha incontrato il presidente Macri, che come sapete è un presidente di origini italiane che sta cambiando tante cose dell'Argentina, un paese a noi italiani particolarmente caro per la forte presenza di italiani in Argentina come immigrazione. Il presidente Obama però si è trovato ieri sera nel bel mezzo di uno spettacolo. Infatti in occasione della cena di Stato al Palazzo Presidenziale è stata fatta una esibizione di tango e guardate un po' cosa è successo. Thank you.
Ritorniamo in studio da Sarasota, vi ricordo questo è WBE News 24, l'appuntamento con l'informazione di WBE Channel. Tutti i giorni potete seguire il nostro telegiornale nell'edizione delle 7 del mattino, delle 2 del pomeriggio e l'edizione serale delle 11 la sera. Vi ricordo è un appuntamento da non perdere perché parliamo di Stati Uniti, parliamo d'Italia, parliamo di tante notizie curiose, di molto entertainment. E parlando di entertainment, infatti, ci spostiamo a Tampa perché ieri sera alla Rock Cafe Seminole di Tampa si è svolto il kick-off VIP party del Gasparilla Film Festival. Questa è la decima edizione del Festival Internazionale del Cinema Gasparilla che si tiene ogni anno a Tampa. Sono 5 giorni di proiezioni ed eventi che veramente si annunciano come da non perdere. E noi abbiamo assistito per voi ieri a questo VIP party e soprattutto vi rimando all'appuntamento con Movie the Red Carpet di sabato alle 7 la sera perché ci sarà proprio uno speciale dedicato a questo fantastico festival a Tampa. E da Tampa ci spostiamo a New York perché si è aperto il salone dell'auto, il New York Car Show. Quest'anno sono tantissime le vetture che sono state presentate, le nuove vetture, le vetture di anno 2017. Sono tantissime le vetture, ma un leitmotiv è stato quello che è stato un po' scelto da tutte le varie case di produzione. Lusso e le prestazioni. Infatti, con un occhio alla misurazione delle emissioni del CO2, quindi all'ambiente, un po' in linea con la politica generale degli Stati Uniti, e considerando anche che il prezzo degli Stati Uniti della benzina scende in base all'andamento del petrolio, quindi il carburante qua in Florida è circa intorno ai $2 al gallone, quindi veramente bassissimo rispetto ai prezzi della benzina in Italia, soprattutto oscilla in base al prezzo del carburante. E sono tantissime le vetture che sono state presentate, alcune veramente di ultimissima generazione, e anche la Fiat, la nostra casa ormai quasi media nazionale, ha presentato il suo nuovo modello, la 124 Spider. Ma guardate cosa hanno visto le telecamere di WBE Channel al New York Car Show. Le candeline che si accinge a spegnere, l'ultimo giullare, il premio Nobel per la letteratura Dario Fo, con una festa che verrà fatta al Piccolo Teatro di Milano, organizzata da suo figlio Jacopo.
tutto il mondo della televisione, del teatro, della letteratura rende omaggio a un grandissimo della nostra cultura, e questo è l'omaggio di WBE Channel. Io sono nato in un piccolo paese del Lago Maggiore e lì subito, devo dire, ho avuto una fortuna incredibile. Sono incappato in una quantità di ragazzini che non erano nati in Italia, ma erano nati altrove, nell'Europa, dal sud, al nord, all'est. E si cercava di comunicare. Come? In che lingua? Addirittura nel dialetto del luogo e soprattutto con parole nuove. E ho acquisito degli elementi fondamentali del linguaggio, che sono quelli basilari sui quali poi ho impostato il mio studio della rappresentazione. Ho scoperto che un'onomatopeica di una parola, cioè una parola che assomiglia molto a un gesto, una caduta, per esempio fai patatrac, ecco, il patatrac significa rompersi malamente anche le ossa, prima però è soltanto un suono onomatopeico. Patatrac. Ecco, questa coscienza per me è stata fondamentale nel teatro. Ho imparato a non gesticolare, ma a gestire, che è molto diverso, cioè semplici, diretti, essenziali, e non sbattere le mani di qua e di là, i piedi, o muovere gli occhi, la faccia, senza un costrutto, senza una ragione ben chiara. Franca Rame. E eravamo ragazzi, pensavo che era troppo bella per me, soprattutto era adornata da ragazzi e anche uomini che cercavano di catturarla. E io mi ero anche ritirato, messo a parte, tutte le volte che incontravo i suoi occhi, il suo sguardo, cercavo di non fermarmi lì, di non incantarmi, perché diceva: non è per te, mi dicevo. E invece lei, a un certo punto, di sorpresa, mentre eravamo fra le quinte, mi ha preso alle spalle, mi ha girato e mi ha baciato. È lei che ha deciso che io ero il suo uomo. Ancora tanti auguri a Dario Fo da parte della redazione di Sarasota e di Brennendon e da parte di tutti i telespettatori di WBE News 24. Bene, tra pochissimi giorni, domenica è Pasqua e come si sa le scuole sono chiuse, qua negli Stati Uniti c'è lo Spring Break, quindi una settimana di pausa per le festività della primavera, e in concomitanza con questo periodo è la riapertura di molti parchi di divertimento, soprattutto in Italia, che riaprono dopo la pausa invernale. Sono 45 gli anni che festeggia Leolandia e quest'anno lo fa in grande stile con Masha e l'Orso, con il trenino Thomas e Peppa Pig, quindi propone grandi novità che provengono dal mondo dei cartoni animati. E sempre dal mondo dei cartoni animati è la novità 2016 della stagione di Gardaland, il parco di divertimenti. Uno dei più famosi sicuramente in Italia e in Europa, patrocinato dalla Merlin Entertainment, che propone Kung Fu Panda come nuova attrazione. Infatti all'interno del parco di Gardaland ci sarà una vera e propria scuola di arti marziali alle Montagne Russe, poi ancora i corsari e tantissima musica ed eventi. Mentre venerdì, domani, riapre Mirabilandia, dove invece protagonisti saranno cowboy ed indiani nel tema dedicato ai Far West. Una vera e propria competenza che si è aperta per i parchi di divertimento, che in Italia sono sempre maggiori. Mentre dobbiamo dire qua in Florida la competenza è fortissima, ma non riaprono perché sono rimasti sempre aperti grazie al clima della nostra Florida. Vediamo cosa ci propone la regia con le immagini di Gardaland e Kung Fu Panda. Accendiamo le luci e... voilà! Thank you.
lo so fare. Non lo so fare proprio come lui. È buffo, sa fare Kung Fu. Tigre è la più forte della squadra. E non ci sono notizie dell'ultima ora, quindi il telegiornale termina qui. Vi rimando all'appuntamento con l'informazione di WBA Channel con WBA News 24. A tutti voi grazie per averci seguito.